Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shikoden 5 e finalmente abbiamo raggiunto quella che sembra essere la prigione d'Agata. Quindi qui ci saranno già i primi reclutamenti di storia, tra l'altro molto interessanti, oserei anche dire, e finalmente avere un party decente, per così dire, quindi andiamo avanti. Allora, saliamo ed eccoci qua. Questa sembra proprio una prigione. Visto? Ve l'avevo detto, Gunn è un genio dei tunnel. Non c'è bisogno che ti vanti, papà. Forza, principe, dobbiamo sbrigarci a trovare Lady Mercer. Guardate un po' qua chi c'è. Lui si è già visto. Oddio, non mi ricordavo gli incontri. Non me li ricordavo gli incontri casuali qua nella prigione, sinceramente. Non me li ricordavo proprio. Comunque, lui lo abbiamo già visto. Sia in un altro capitolo di Shikoden, ma l'abbiamo già visto. Ci ritorneremo poi. Qui intanto bel forzieruccio, uniforme militare, e questo tecnicamente è un po' di trama, no? Per farci in un qualche modo camuffare. Questo sarebbe l'uscita, quindi non possiamo andare di là e noi dobbiamo andare di qua. Altro forziere, anello guardia, ma non c'è spazio. Ecco, già iniziamo ad avere piccoli problemi di cuore. Ok, consumiamo ste mega medicine e prendiamo l'anello guardia. Allora, equipaggiamento, carica. Mi sa che uno di questi lo dobbiamo togliere. Qui tutti uno, quindi completamente nulla. Qui l'un prende assolutamente va bene, ci siamo. Anzi, aspetta, posso fare anche una cosa nel frattempo. Ecco qua, così li ordiniamo e andiamo avanti. Eccoci qua. Get in here. Yikes! Look at all of them! We must protect Lady Mercedes at any cost! You got it! Huh? You will not pass! Notate? Possiedono l'uniforme di Godwin, ma hanno parlato di Lady Mercedes. Allora, eliminiamo prima questi. Qui purtroppo non abbiamo le rune Doremi. Ok. Sì, ragazzi, boss fight. Io ho la runa Furia. Quindi dopo due attacchi praticamente diventiamo arrabbiati. Ok, e ora possiamo andare in auto perché qua... qui attenzione. Allora, sono già stanchi però, vedete, sono già accasciati. Ah, lei ha runa del fuoco addirittura. Non me la ricordavo lei avesse già la runa del fuoco. Ok, abbiamo vinto. Prince.
sfera del fuoco e sfera scudo. Non male. Ah, oibo, maledetti tirapiedi di Godwin. Volete uccidere Lady Mercer, vero? Ucciderla? I'll never let that happen to my lady. Never. Questo non so se è voluto appunto in italiano, cioè con la traduzione italiana, o se si sono letteralmente dimenticati. Perché lei comunque è tipo una... Sì, tipo ha qualche inglesismo nel suo vocabolario, però non lo so se è voluta sta cosa. Ehi, ascolta un attimo, noi non siamo chi pensi tu. Già, e come osi chiamarci tirapiedi di Godwin? Dovremmo darti una lezione solo per averlo detto. Guarda bene, lo riconosci quel tizio? È il principe. Sua Altezza Reale il principe. Sei davvero Joe, il principe di Falena? Sì, e vorremmo che Lady Mercer diventasse la stratega del principe. È per questo che siamo qui. Non avevo capito. Oh, Altezza Reale, vi offriamo le nostre più umili scuse, davvero, non sapevamo che eravate voi. Dannazione, papà, se tu non avessi un aspetto così sospetto, ce la saremmo cavata senza combattere. Aspetta un po', stai dicendo che è colpa mia? Mi chiamo Ocius e lavoro come guardia qui alla prigione d'Agata. E questa è Lelei, anche lei è una guardia della prigione. Aspettate un po', le guardie dovrebbero sorvegliare i prigionieri, giusto? E allora perché ne state proteggendo uno? Le autorità hanno ordinato l'incarcerazione di Lady Mercer. Noi stavamo solo seguendo gli ordini, ma sin dall'inizio avevamo pensato che fosse un'ingiustizia. Dopo averla sorvegliata così a lungo, abbiamo iniziato a chiacchierare, tanto per passare il tempo. Adesso siamo totalmente dalla sua parte e siamo convinti che lei sia la persona che serve a Falena. Lady Mercer non ha fatto nulla di male, però è in prigione, mentre quello spregevole Lord Godwin è in libertà. Lord Godwin? Ma io pensavo che fosse stata Sua Maestà la regina a far imprigionare Lady Mercer. C'è un particolare. Lord Godwin aveva ordinato l'immediata esecuzione di Lady Mercer. Fu solo la grazia di Sua Maestà a salvare la vita di Lady Mercer, che quindi fu incarcerata qui. Io conoscevo un'altra versione. E ora, dopo l'uccisione di Sua Maestà, durante la recente rivolta, abbiamo paura che Lord Godwin sfrutterà questa opportunità per eliminare Lady Mercer. Per questo vi avevamo scambiato per sicari dei Godwin. Vogliate di nuovo accettare le nostre scuse, Altezza? Non sono ancora convinta. Che prova avete di non essere, di essere il vero principe e che non siete qui per uccidere Lady Mercer? Lei ancora non gli credi? Oh, sei troppo fiducioso, Cius. Se dovesse accadere qualcosa alla mia signora, non me lo perdonerei mai. Se avete bisogno di un atto di fiducia, ecco, vi consegno la mia arma. Se qualcuno di noi fa qualcosa di sospetto, vi autorizzo a uccidermi immediatamente. Cosa? No, principe, mi perdonerete, ma è mio dovere. Non c'è bisogno, davvero. Come ho già detto, è mio dovere. Questa donna farebbe di tutto per proteggere Lady Mercer. Capisco esattamente come si sente. Anche tu stai tentando di proteggere qualcuno che ti è molto caro? Sì, sono la guardia del corpo di Sua Altezza Reale il principe. Ho giurato di proteggerlo a costo della vita. E allora perché una guardia del corpo cederebbe la propria arma? Ottima domanda. Io devo difendere anche le intenzioni del principe, non solo la sua incolumità fisica. Capisco. Un punto a suo favore, Lelei. Va bene, penso che vi crederò per ora. Vi accompagnerò da Lady Mercer, da questa parte. Vostra Altezza. Per un attimo ho temuto che potesse succedere qualcosa di molto spiacevole. Lo puoi ben dire, ho avuto il mio vecchio cuore in gola tutto il tempo. Ok, e sono entrati in squadra addirittura, quindi adesso abbiamo Cius e abbiamo anche Lelei. E qui nell'entourage ci buttiamo Cornelio, perché loro nell'entourage danno comunque passive, quindi non sono affatto male. Lady Mercer, may we please come in? Enter. Guardate che ha tutta la stanza bella. You've brought His Royal Highness the Prince. Thank you, Lelei. Anything for you, my lady. Bellissima anche lei, tra l'altro. Lady Mercy.
That is correct. Lucretia Mercès. Your Royal Highness, Leon, people of Raphlete, I have been waiting for you. Waiting for us? How did you know we were coming? Well, I didn't really know, but I was waiting for you all the same. I am a prisoner here. However, thanks to Seuss and Lillet, I have some understanding of the situation outside. That is why I thought somebody would be coming for me soon. I was not sure whether it was someone who wanted to use my expertise or someone who wished to slay me. But now I see the prince himself came to rescue me. I am quite honored and humbled, just like a princess in a fairy tale. I welcome you. Please, will you not sit down and make yourselves comfortable? Questa prigione non è esattamente come me l'aspettavo. Sembra una locanda di lusso. Già, è molto più bella della nostra nave, questo è certo. Credo che qui venissero ospitati i nobili e gli aristocratici durante la loro prigionia. Sono stata contenta di scoprire quanto mi rispettassero quando mi hanno rinchiuso qui. Ma non mi dire. Lady Mercès, lascia che le spieghi come mai siamo... Accetto. Volete che io diventi lo stratega di Sua Altezza, giusto? Accetto volentieri. Davvero? Così, senza battere ciglio? C'è una cosa però. Siete sicuro di volere me? Dopotutto sono io che ho suggerito a Sua Maestà di indossare la Runa del Sole. Sei stata tu? Durante la rivolta di Lord Lake, Lord Godwin voleva sfruttare la confusione per rubare la Runa del Sole. Ho spiegato questo piano a Sua Maestà e le ho suggerito di indossare la runa per proteggerla. Non ne sapevo niente. Sono certa che quando Lady Silas parla di me ha sempre un atteggiamento un po' strano, vero? È comprensibile, dato che è stato per colpa mia se Sua Maestà si è fatta lentamente soggiogare dalla runa. Mia signora, non dovete scusarvi per le vostre azioni. Se non aveste avvisato Sua Maestà, Lord Godwin avrebbe regnato su queste terre 2 anni fa. È vero. Tuttavia, come potete immaginare, questo importa alla sorella della regina. Capisco. C'è un altro problema, Vostra Altezza. Vedete, a quei tempi ero lo stratega di Lord Godwin. In teoria non dovevo fare nulla che potesse essere in contrasto con i suoi interessi personali. Eppure ho seguito il mio giudizio personale, senza pensare al mio ruolo di stratega. Ho tradito Lord Godwin. Un tradimento che ho pagato con la reclusione qui. Capite, Vostra Altezza? Ho preso quella decisione abbastanza facilmente, pur conoscendone le conseguenze. Se ritenessi che voi stiate facendo qualcosa di sbagliato, Altezza, vi tradirei allo stesso modo. Detto questo, volete ancora che io diventi il vostro stratega? E allora mi unirò a voi, Altezza. Da oggi in poi non sono più una nobile, sono uno stratega al servizio di Sua Altezza Reale. Chiamatemi Lucrezia. Mia signora, voglio dire, Lucrezia, io... Lei, Cius, volete unirvi a noi? Abbiamo il vostro permesso, Altezza? Per voi va bene, Altezza, vero? Assolutamente sì. Vostra Altezza, sono onorato che ci vogliate al vostro fianco. Sì, come avevo giurato fedeltà assoluta alla mia signora, così giuro di servirvi fedelmente, Altezza. E qui, vedete, adesso c'è... Hai fatto amicizia, quindi praticamente... abbiamo reclutato questa volta amicizia con Cius e amicizia con Lelei, quindi questi sono i primi reclutamenti di storia che finalmente ci consentono anche di avere un party fondamentalmente. Vostra Altezza, Lucrezia, dovete avanzare con molta attenzione nella prigione. Ci sono solo poche guardie che sono dall'altra parte della mia signora. Le altre le sono molto ostili, non oso pensare cosa farebbero se riuscissero a catturarla. È ovvio, dopotutto sto cercando di evadere, di sicuro non mi apriranno le porte della prigione. Dannazione, io che pensavo che tornare indietro sarebbe stato molto più facile. Se qualcuno ci dovesse ostacolare, gliela faremo vedere noi. Sapevamo che avremmo dovuto combattere, giusto principe?
Esattamente. Però adesso abbiamo comunque un party completo, quindi non è male come cosa. Cioè, un party senza gli elfi o le robe del genere, ecco. Tra l'altro, una piccola chicca che qui fa molto comodo è il fattore... è il fattore praticamente di avere Lucrezia, che praticamente ha le abilità di supporto. Però non mi ricordo... Ecco, forse così... no, come si faceva a vedere cosa davano... C'era un modo per controllare... Ecco, forse era così? No. Allora, tu sei C... Vabbè, però attacchi lo stesso, quindi va bene. Oddio, non mi ricordo come si faceva a vedere le... Queste sono tutte le diciamo, tutti gli attacchi combinati che abbiamo a disposizione nel party al momento. Però Lucrezia... Mi ricordavo che Lucrezia... E poi tra l'altro io devo anche... Ecco, sono abilità. Ecco, vedi, tecnica qui adesso potrebbe essere buona, ma per ora va bene così. Comunque, Lucrezia praticamente, essendo all'interno del party come supporto, praticamente mi dà l'abilità scan. Quindi io posso vedere quanti HP possiedono i nemici. È molto comoda questa cosa. Ah, erano 2 anni che non respiravo l'aria fuori dalla Gattabuglia. È fantastico, davvero. L'aria fuori dalla Gattabuglia, ma come parla questa? Beh, che c'è? L'aria fresca è sempre bellissima. Non era quello che intendevo. Vostra Altezza, da questa parte. Principe, ci conviene affrettarci. Se il mio intuito non mi inganna, Raftfleet potrebbe essere in pericolo. In pericolo? E perché? Lo scoprirete presto. Forza, sbrighiamoci. Che succede? Intrusi, sono penetrati degli intrusi. Cosa? Impossibile, come avrebbero fatto? Non lo so. È un'emergenza, dobbiamo trasferire i prigionieri con la nave. Non preoccupatevi, ci pensiamo noi. Voi due andate a cercare gli intrusi. D'accordo. Proprio Marameo. Già qui si inizia a vedere la strategia. È stato facilissimo. Devo dire che essendo anche una guardia è molto imbarazzante. Non importa, forza, diamoci una mossa. Dobbiamo scoprire se Raftfleet è davvero nei guai. Eh? E cosa diavolo sarebbero quelle cose? È la flotta del generale Baram Luger. Penso che si stiano dirigendo a Raftfleet. Un attimo, vuol dire che quella è una flotta di navi da guerra che sta andando verso Raftfleet? Roba da pazzi. Se quelli attaccano Raftfleet la ridurranno in macerie, e men che non si dica. Beh, non ne sarei così sicura. Vuol dire che possiamo batterle? Basterebbe una sola nave a farci saltare in aria, e quelle sono tantissime. Insomma, calmatemi, mi avete chiesto di venire con voi proprio per affrontare situazioni simili, giusto? Credo di sì. Beh, non sembra che ci stiano attaccando per il momento. Principe, sbrighiamoci a raggiungere Raftfleet. E ora qui ovviamente parte l'altra sequenza animata. Ritorniamo a Raftfleet.
Finalmente, dopo che loro erano in un qualche modo dell'idea di rimanere indipendenti, finalmente apprezzeranno il nostro aiuto, magari, e quindi chissà. Iniziamo già a reclutare in modo massiccio, oserei anche dire. Ok, e siamo arrivati. Fermatevi, fermatevi! Che diavolo ci fate qui? Che diavolo ci fate voi qui? Ehi, levatevi di mezzo, cretini! Log e Loon? Che ci fate su quella barca? Pensavamo che foste gente dei Godwin! È una lunga storia, abbiamo aiutato il principe a reclutare uno stratega di primo ordine, il meglio del meglio. Uno stratega? È proprio quello che ci serve! La flotta di Godwin ha deciso di attaccarci, qua stanno scappando tutti! Vorrei conoscere esattamente qual è la situazione. Principe, andiamo dall'ammiraglio Raja. Ok. E qui adesso possiamo effettivamente fare un paio di cose però prima, ovvero alzare le armi dei personaggi nuovi, in modo tale da avere comunque, visto che ora possiamo andare tutti a livello 7, avere le armi a livello 1, sinceramente, non mi sembra il caso. Specialmente col fatto che loro per un bel po' staranno all'interno del party, perché giustamente non avremo troppi personaggi da poter cambiare e da poter sfruttare, quindi almeno al 5... almeno al 5 le portiamo sicuro. Poi, se riusciamo anche ad arrivare al 7, già lì è un altro discorso, ma il 5 è d'obbligo a tutti ormai. Perché sennò veramente siamo in alto mare, come si suol dire. Tanto i soldi ce li abbiamo perché fortunatamente abbiamo comunque lottato. Ho skippato veramente pochissimi combattimenti da qui all'inizio del gioco, quindi tutta la possibilità di poter farmare è servita, anche con l'anello che ci ha permesso di incrementare il denaro ottenuto all'interno delle battaglie, quindi sfruttiamolo. Però per ora mi fermo al 5, non li porto al 7. Al 7 porto soltanto ovviamente il main character e Leon, che sono comunque loro al 7. Gli altri invece per ora li teniamo così, e va bene così. Ok, una volta fatto questo, in realtà potremmo tentare di vedere se il vecchietto si unisca al party, ma non credo, perché ora qui siamo praticamente vincolati in una sezione di storia, cioè proprio sì, di trama principale, diciamo. Quindi non credo che ci siano cambiamenti esterni. Credo proprio che non ci siano cambiamenti esterni. Ci possiamo provare in realtà, ma non assicuro niente. Potremmo anche tentare di andare alla locanda per reclutare lo chef. Infatti era un mercante una volta. Oibò. Ah, mi pare che il prezzo dello zucchero sia salito alle stelle. Ok, quindi lo zucchero in questo caso. Vabbè, zucchero skip, non ci interessa nulla. Vediamo se è già disponibile il dialogo. Credo che in realtà si faccia dopo, dopo la battaglia. Eh sì, per ora... sì, Rezzo per ora non, no. Mi sa che lui si prende tra un po' più in là. Un po' più in là. Va bene, allora andiamo da Raja e affrontiamo la situazione, che non è delle migliori, non è delle migliori. Però adesso noi abbiamo Lucrezia la stratega, che tanto non me la ricordavo così figa. L'avevo completamente rimossa Lucrezia. Mi ricordavo Cius e Lelei, sì, loro me li ricordavo. Lucrezia invece non me la ricordavo proprio. Allora, vado ad allenare
e dopo andiamo da Raj. Oddio, piccola svista. È l'abilità di Lelei che ci dà scan, non Lucrezia. Ero convinto fosse l'abilità supporto di Lucrezia, e invece no. E invece no. Wow, quante cose mi sto ricordando anche del gioco pian piano, eh. Oh, Vostra Altezza? Ehi, dove siete stato? Lucrezia. Hai detto Lucrezia? Lady Silitz, ammiraglio Raja, è passato molto tempo. E quello deve essere micidiale George. E questa signora è senz'altro Kisara, la moglie di Log, giusto? Piacere, io mi chiamo Lucrezia Merses. Sono stata nominata nuovo stratega personale di Sua Altezza Reale. Non vedo l'ora di lavorare con voi. Piacere mio. Non mi sarei mai aspettata che... Ma pensa un po'. Anch'io avevo cercato di fare evadere Lady Merses, ma finivo sempre in vicoli ciechi. E ora arrivate qui portandola con voi come se fosse niente. Non è il momento per scherzare. Allora, qual è la situazione? Ah sì, giusto. La flotta del generale Bahram Luger ci ha dato un ultimatum. Ci ha ordinato di arrenderci e di giurare fedeltà alla futura regina, la principessa Limsleya. Se non obbediamo ci obbligheranno con la forza. Sono arrivata qui non appena l'ho saputo. Capisco prendersela con noi, ma perché attaccare anche Raftfleet? È semplice, o sei con loro o sei contro di loro. Ci odiano, è ovvio, ma odiano altrettanto i paesi indipendenti come Raftfleet. E fanno tutto questo in nome della povera principessa Limsleya? Come osano? E allora, cosa intendete fare, ammiraglio? Quella flotta un tempo era sotto il mio comando, e Bahram era il mio assistente, gli avrei affidato la mia stessa vita. Sono meglio di chiunque altro quanto è in gamba. Saremmo dei pazzi ad attaccare direttamente le navi di Godwin, soprattutto con Bahram al comando. Tra l'altro sentite la host, che è praticamente la versione rimasterizzata della 2, di Shugoden 2, che è la stessa host in Shugoden 2. Ma non mi arrendo. Nessuno si arrende qui a Raftfleet. Però non so cosa fare. È semplice. Dovete semplicemente respingerli, ammiraglio. Semplicemente? Vi sembra una cosa semplice? Beh... Suppongo che tu abbia un piano, vero Lucrezia? Sì, esatto. Ma tu sei lo stratega di Sua Altezza, giusto? Sì, è vero. Principe, cosa volete che faccia? Aiuterete Raftfleet? Ma certo. Ok, qui hanno lasciato la squadra perché giustamente loro stanno con Lucrezia. Vostra Altezza, siete sicuro Vostra Altezza? Noi abbiamo rifiutato la vostra richiesta. Grazie Vostra Altezza. Non trovo le parole per esprimere la gratitudine di tutta Raftfleet. Bene, iniziamo a muoverci allora. Voglio che chiudiate tutte le cataratte dalla parte superiore del fiume a qui. Potete farlo? Eh? Beh, credo che possa farlo Luserina. Ah, ora inizio a capire. Oh, me ne stavo dimenticando. Sei incredibile, riesci sempre a prevenire le mosse degli altri con larghissimo anticipo. Oh, non adularmi, è solo che ho un'ottima memoria. E qui abbiamo la nostra battaglia navale, che, vabbè, funziona... funziona nello stesso modo, quindi avremo i fanti, avremo praticamente le navi quelle pesanti, che sarebbero tipo i cavalieri, e poi invece le navi quelle normali, quindi non cambia molto il succo è sempre lo stesso. Generale, abbiamo ricevuto la risposta da Raftfleet. Osano rifiutare la nostra richiesta. Me lo aspettavo. Non pensavo che l'ammiraglio Raja avrebbe accettato la resa. In questo caso dobbiamo attaccare, signore? Non abbiamo scelta. Siete sicuro, signore? Molti dei nostri ufficiali anziani hanno servito sotto il comando dell'ammiraglio Raja. Non c'è bisogno che me lo ricordi. Anch'io ero uno di loro. Ma Lord Godwin ha ragione. Se Falena vuole raggiungere il massimo della sua potenza, deve essere unificata.
Non possiamo lasciare libertà d'azione ad altre regioni. Dobbiamo avere un'omogeneità culturale. E se l'ammiraglio Raja non lo capisce, dovremo sconfiggerla in battaglia, anche se sarò ritenuto un traditore. Dannazione, come combattere con i miei stessi contro i miei stessi figli. Ammiraglio, scontrarmi contro il mio più fedele studente. Si vede che era destino. Popolo di Raftfleet, voglio che comprendete bene l'importanza di questa battaglia. È in gioco l'esistenza stessa di tutta Raftfleet, dovete mettercela tutta. Yeah! E non scordatevi di noi. Il principe vuole salvare Raftfleet e noi faremo di tutto perché questo desiderio diventi realtà. Apprezziamo molto il vostro aiuto, Lord Wilde, ma vi prego di non far uscire la vostra flotta in prima linea, sarebbe pericoloso. Pericoloso? Generale, il livello del fiume sta calando. Hanno chiuso le cataratte? Beh, il fiume Feitas è profondo, è una mossa disperata che non servirà a nulla. Non preoccupatevi, che tutte le navi continuano ad avanzare. Arrivano! Ah, va tutto secondo i piani. Attirateli verso di voi, ma non fateli avvicinare troppo. Ok, quindi lo scopo qui è bisogna dimezzare gli HP della nave di Baram o eliminarle tutte. Mentre invece se la Dahak o Joe vengono distrutti, perdiamo. Ok, Altezza, mi consente di parlare? Questa è la sua prima battaglia navale, giusto? Le navi possono essere divise in tre tipi, ognuno dei quali ha i suoi punti di forza, i punti deboli e i punti di forza. Le navi da guerra sono più potenti degli arieti, gli arieti più delle navi con arcieri e questa più delle prime. Pianificare attacchi senza tenere a mente queste relazioni potrebbe metterla in serie difficoltà. Ci sono inoltre altri tipi di navi, oltre alle tre di base, ma può distinguerli anche senza alcun aiuto. Il destino di Raftfleet è nelle sue mani, ci mette il cuore, ci conto. Ok. Qui ovviamente loro praticamente avanzeranno da soli, quindi noi possiamo tranquillamente aspettare. Abbiamo diverse navi che ovviamente possiamo già disporre praticamente tutte, diciamo tutte così, in avanzata, in linea. Ok, in modo tale da essere praticamente pronti. Oh! Che succede? Nave 1, comunicate il vostro stato. Sembra che siano andati a sbattere contro qualcosa, signore. Cosa? Ma come? Non ci dovrebbero essere secche da queste parti. Che sta succedendo? Il letto del fiume in quella zona è pieno di detriti enormi della diga che Lord Barrows aveva provato a costruire. Dopo che Lord Lake ha distrutto la diga, abbiamo provato a rimuovere i detriti, ma non abbiamo potuto fare molto per quelli che si trovavano sul fondo del fiume. Per noi non è un problema, ma le navi da guerra, come quelle di Luger, urteranno i detriti senza potersene accorgere. Anche le navi 3 e 5 sono incagliate, signore, non riescono a muoversi. Dannazione, come mai il mio amico non ha lo stesso problema? Perché lo sapevano, la gente di Raftfleet è tutt'uno con il fiume. Wow, metà di quelle navi si sono cascate, che batosta! Mia signora, non dovremmo sfruttare questa occasione per sconfiggerli definitivamente? No, non è necessario. Giusto, ammiraglio? Giusto, a me basta respingerli. Non vogliamo uccidere nessuno a meno che non sia assolutamente necessario. Non preoccupatevi delle navi che si sono arenate, mirate a quelle che ancora possono muoversi. Vi aiuteremo anche noi. Ok. Nel frattempo tutti quanti si stanno muovendo. Qui nel frattempo stanno arrivando. Vedete, c'è ancora la nave anche di... Allora, queste sono con gli archi e siamo più forti in questo caso, quindi possiamo andare. Anche noi siamo più forti, quindi possiamo andare. Noi siamo deboli in questo caso, quindi non ci muoviamo. Noi siamo deboli. L'ariete invece è forte, quindi la possiamo mandare in avanti. Questi invece sono uguali, per cui non c'è problema. E li mandiamo lo stesso qua. E qui la Dahak ovviamente è uguale, qui invece è forte. Quindi la possiamo spingere da questo lato. Gli unici che staremo fermi saremo noi. Va bene ragazzi, facciamo vedere di cosa sono capaci gli uomini di Raftfleet. Fire!
loro giustamente non possono fare nulla. Qui siamo uguali. Ovviamente flotta di generale, quindi loro giustamente hanno un vantaggio strategico nei nostri confronti. Qui abbiamo beccato la nave uguale, però in questo caso noi siamo in attacco, quindi abbiamo un leggero vantaggio. Ecco qua. Facciamo un bello sbarramento. Direi qua. Le abilità speciali che si attivano con quadrato. Ok. Qui siamo in vantaggio, quindi qui possiamo tornare indietro. Qui siamo... Ok. Qui siamo in vantaggio noi. Ok, e questa è andata giù. Qua non ci arriviamo per poco. Allora, avanziamo un pochettino. Qui mi sa che la nave di Raftfleet crolla. Perché loro sono in attacco, quindi sono comunque in vantaggio. Ah no, 10, madonna mia, proprio... proprio minimo. Ah, qui siamo noi più forti. Boom, perché l'ariete, esatto. Ok, abbiamo dimezzato comunque. È finita. A tutte le navi che ancora si possono muovere, raccogliete i sopravvissuti e ritiriamoci. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso... potevamo forse perdere un po' meno in realtà, però l'importante è cavarsela. Ce l'abbiamo fatta! Avete visto? Ci siamo riusciti, abbiamo sconfitto. La lunga vita all'ammiraglio, lunga vita al principe, lunga vita a Lucrezia! Vostra Altezza, Lucrezia, vi saremo per sempre debitori. Avete salvato Raftfleet, vi ringrazio a nome di tutti quanti. Non siate modesto, avete fatto un ottimo lavoro, meritate tutti questi elogi. E ora tocca a noi aiutarvi. Cosa vuoi dire? Non ve l'ha detto Lun? Le donne di Raftfleet ripagano sempre due volte i propri debiti, e non scherzava. Principe Joe, d'ora in poi Raftfleet è vostra alleata. Lotteremo con voi fino alla fine. Wow, principe! Ok, amicizia con Raja e amicizia con Kisara, quindi sono stati reclutati anch'esse come stelle del destino. Ovviamente reclutamento di storia. Quindi, avete deciso di tornare a Rainwall? Mi dispiace, ma devo restare qui. Però Kisara verrà con voi, in qualità di fiera rappresentante di Raftfleet. Sì, ammiraglio. A quanto pare vi accompagnerò da qui in poi, Vostra Altezza. Beh... Ok, Cius, Lelei sono entrati in squadra, Sayalitz, Kisara, tutti quanti che entrano in squadra. Via, così, proprio a gruppo. Devo ancora sistemare qualche faccenda, c'è qualcosa che non mi torna che devo controllare. Tornerò a Rainwall dopo aver trovato la prova che mi serve. Non chiedetemi nulla fino ad allora. Ok, Giorgio ovviamente molto... molto misterioso, sempre a modo suo. Ora le cose invece che dobbiamo fare prima di chiudere questa puntata, questo episodio, sono andare da un nuovo personaggio che sbuca praticamente all'interno del gioco. Era presente forse anche da prima, ma solo adesso può essere reclutato, ovvero Shiro, che è tecnicamente il proprietario del negozio di oggetti di Raftfleet. Quindi dobbiamo andare
dobbiamo andare necessariamente al negozio oggetti. Quindi vediamo dove era il negozio oggetti, perché io non me lo ricordo. Allora, qui c'è il negozio delle rune, qui c'era il fabbro, qui c'erano i forzieri, quindi devo andare prima di qua per forza. E scendere, perché mi sa che... il negozio oggetti... dove si trovava? Non me lo ricordo più. E l'ultima cosa che dobbiamo fare ora, perché c'è un'altra cosa che dobbiamo fare dopo, prima di proseguire un pochettino con la trama. No, ho sbagliato, qua non c'entra nulla. Prima di proseguire con la trama, però sarà una cosa che vi farò vedere, perché non solo fa parte di gameplay, quindi è una cosa importante da fare, ma serve anche per reclutare uno probabilmente dei personaggi più difficili del gioco. Eccolo qua, negozio oggetti. Eccoci qua. Oh, Altezza, grazie per aver protetto Raftfleet. Non ci posso credere che abbia respinto quell'armata. Stupefacente. Io? Sono il più potente dei mercanti di Falena. O meglio, sono il nipote del più potente dei mercanti. Shirro, piacere. Ma che ardire da parte loro. Provare a piegare Raftfleet alla loro volontà. Ardito e stupido. I mercanti devono essere liberi di muoversi per comprare e vendere le loro merci al prezzo migliore. Con i ceppi che ci avrebbero messo gente come quella al potere, il commercio non avrebbe potuto che languire. Altezza, la prego, non li faccia vincere. L'aiuterò anch'io. Ecco qua. E qui adesso abbiamo reclutato Shirro. Forse non saprò combattere, ma quando si tratta di procurarsi delle merci, non ho rivali. Può affidarmi con questo grosso abaco dato da mio nonno. Ok. E praticamente adesso possiamo comprare oggetti, possiamo comprare roba, però sinceramente non ci interessa. La cosa che ci interessava era reclutarlo, che adesso ovviamente era possibile, grazie alla difesa di Raftfleet. Allora, tutto ciò che invece adesso dobbiamo fare sarebbe tornare a Rainwall, ma prima di tornare a Rainwall c'è una cosa che dobbiamo fare, una cosa importantissima, che tra l'altro abbiamo avuto modo di sbloccare grazie a un'azione che abbiamo fatto in precedenza, ovvero la nave di Oboro. Se vi ricordate bene, l'agenzia investigativa di Oboro, adesso che appunto si trova tramite nave, cioè che viaggia tramite nave, sarà approdata praticamente a Raftfleet, quindi avremo la possibilità di poter parlare con Oboro. Ok, per il momento però ancora non è arrivata, quindi forse devo uscire e rientrare dalla città. Allora, per evitare che io in realtà mi confonda su questa cosa, io un salvataggino lo farei. Un salvataggino lo farei. Ecco qua. Perfetto. Facciamo un piccolo salvataggino e ci sta. Allora, usciamo e rientriamo da Raftfleet. Sì, perché comunque lui dovrebbe approdare praticamente adesso, cioè dopo appunto la dopo la battaglia di Raftfleet. Dunque, a quanto pare Bahram ci ha deluso. Siamo stati fortunati ad avere poche perdite. Il nemico era molto più forte di quello che pensavamo. Padre, cosa pensate del fatto che Lucrezia Merses sia ora dalla loro parte? Santo cielo, un grande leader dovrebbe essere circondato da persone leali, non da traditori come lei. Ha un aspetto innocente, ma quella donna è spietata. È sempre pronta a eliminare sia i suoi nemici che i suoi amici. Pensi davvero che un folle come Barrows e un ragazzino come il principe sapranno controllarla? Nah, impossibile. E allora volete godervi lo spettacolo, padre? Lord Godwin, è arrivato il generale Dilber Novum. Ah, giusto in tempo. Grazie per essere venuto. Suppongo che tu abbia sentito cosa è successo a Bahram. Sì, mio signore. Rispetta ancora molto l'ammiraglio Raja. Di sicuro non è stata una battaglia normale per lui. No, il generale Luger non è tanto debole da lasciare che i suoi sentimenti interferiscano nel suo dovere. Come suo commilitone, generale Novum dovreste saperlo bene. Il principe e Lady Merses stavano con Raftfleet e ciò ha causato la disfatta del generale Luger. Teoria interessante. Lord Novum, voglio dire, Dilber.
Il principe e le sue forze ribelli hanno infestato Rainwall. Vorrei che li eliminaste una volta per tutte. Pensavo che non mi avreste mai chiesto, mio signore. Eliminerò chiunque osa sfidarvi, plebeo o nobile, non importa. Sanguinano tutti allo stesso modo. È vero. Se si tratta di versare sangue, posso contare sulla spada del mio migliore generale. Attendo la tua vittoria. Non vi deluderò, mio signore. Quindi ci sono anche qui, e ovviamente, persone fedeli da una parte e dall'altra, come è giusto che sia. Ok, come potete vedere siamo tornati praticamente a Raft Fleet da soli, che è una grande comodità, ma non è questo che dobbiamo fare, perché noi dobbiamo tornare assolutamente a Raft Fleet. C'è una side quest che dovremo fare, una side quest per reclutare non solo ovviamente Oboro in futuro, ma per reclutare tanti altri personaggi che saranno collegati adesso. Quindi ok, il party è comunque composto, andiamo a Raft Fleet. Ok ragazzi, stavo facendo una svista incredibile, perché effettivamente noi a Rainwall ancora ci possiamo andare, quindi la nave di Oboro si trova ancora qua, quindi va bene così. Possiamo staccare qua, non ho bisogno di tornare a Raft Fleet perché abbiamo già fatto tutto, e la prossima volta faremo questa side quest e continueremo anche con la storia. Perché faremo questa side quest durante il gameplay? Perché è una side quest che vi serve per dei reclutamenti, e dato che noi stiamo facendo una guida completa sul come giocare Shuikoden 5 al meglio delle nostre possibilità, è mio dovere farvi vedere cosa fare e come farlo nella maniera migliore e corretta possibile. Quindi, detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video possa esservi stato utile e anche piacevole, e noi ci becchiamo, come sempre, alla prossima. Adios!